terapia del reale. Ecco l'altra pillola che dobbiamo prendere oggi per educare alla felicità. Lo voglio ripetere, queste terapie sono indicate secondo la ricetta, tra virgolette, di Oreste Benzi ai giovani, ma io dico che oggi sono indicate anche per me e per voi adulti, perché noi ci sentiamo arrivati, ci sentiamo oltre la soglia della gioventù e ci crediamo i padri eterni, perfetti, assolutamente no. Quindi in dialogo con i giovani riflettiamo. La terapia del reale. Bisogna educare, presentare, non con le chiacchiere, ma con la vita, con il dialogo, con le testimonianze, un mondo che è reale, non un mondo surreale o un mondo come io vorrei. Certo, bisogna sognare un mondo migliore, un mondo diverso, ma dicendo che bisogna sognare un mondo migliore, un mondo diverso, dobbiamo partire sempre dal mondo che viviamo, dalla realtà in cui viviamo. Se io vivo in un piccolo paese, devo cercare di essere felice in questo piccolo paese. Perché se penso di diventare felice andando dall'altra parte del mondo, guardate che io se sono infelice in un piccolo posto, io sarò infelice anche dall'altra parte del mondo, perché la felicità non ci viene data né dal paese o dalla metropoli, né dall'essere qualcuno o dall'essere sconosciuti. La felicità ci viene data da un mondo grande, immenso, che è dentro di noi. Se io sono felice in me stesso, sarò felice ovunque io vada. Se sono felice e scontento di me stesso, sarò infelice e scontento di me stesso e scontenterò anche gli altri in tutte le parti in cui io andrò. Perché la felicità bisogna trovarla dentro se stesso. Allora, educare al reale non vuol dire solo educare ai problemi veri della vita, ai problemi veri della storia, ai problemi veri di una città, ai problemi veri di una comunità e quindi avere poi sempre la capacità di saper guardare oltre questi problemi, ma significa sapersi educare dentro, cioè educarsi a leggersi dentro, a camminarsi dentro. E camminarsi dentro è il viaggio più difficile che si possa fare. Quindi educarmi al reale di me stesso, accogliere quello che io sono per essere felice. Questo è importante per avere la vera felicità. Perché l'uomo ovunque va porta se stesso, porta le sue immaturità, porta le sue infelicità, porta i suoi sogni, porta le sue aspirazioni, porta le sue potenzialità, porta la sua capacità. L'uomo ovunque va porta se stesso e portando se stesso e accogliendo se stesso riuscirà ad essere felici. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.